Allora, la lezione di oggi riguarda il ripasso della rivoluzione americana. Gli Stati Uniti sono usciti appena dalla guerra dei 7 anni, quando inizieranno i contrasti con la madrepatria. Le colonie in questo momento sono 13, sono colonie che popolavano i territori con mercanti, grandi proprietari terrieri, artigiani, contadini, che dall'Europa erano attirati dal nuovo mondo nel quale vedevano la possibilità di una opportunità, la possibilità di migliorare la loro condizione sociale. Vanno quindi in cerca di fortuna negli Stati Uniti e si insediano, creano, delle colonie, prima sulle coste e poi pian piano verso l'interno. Questo lo avevamo già visto. Le colonie non erano tutte uguali, le colonie del nord, del centro e del sud si differenziavano anche abbastanza tra di loro. Nelle colonie del nord ci sono aziende agricole a conduzione familiare, producono essenzialmente cereali, mentre nella costa delle città del nord si sviluppano le attività industriali. Nelle colonie del centro l'agricoltura è predominante e si hanno piccole e medie proprietà terriere e ci sono anche commerci piuttosto floridi. L'economia invece del sud è basata essenzialmente sulle piantagioni nelle quali lavoravano gli schiavi neri che erano arrivati con il commercio triangolare che abbiamo già studiato negli Stati Uniti. Quindi la società americana non presentava grandissime disuguaglianze sociali al suo interno e questo permette la diffusione degli ideali democratici, quelli che abbiamo studiato all'interno del periodo illuminista, cioè ideali di uguaglianza, di fratellanza e così via. Le colonie godevano di una certa autonomia politica e amministrativa, ma tendevano ad essere controllate molto dalla madrepatria inglese, soprattutto per quanto riguarda le attività economiche. Ricordatevi tutti i provvedimenti che erano stati presi affinché le colonie non fossero autosufficienti, quindi il poter controllare il commercio significava tenere le colonie legate alla madrepatria. Abbiamo detto che siamo appena usciti dalla guerra dei 7 anni, che come tutte le guerre prosciuga le casse dello Stato. Questa guerra aveva coinvolto anche le colonie americane che si erano unite all'esercito inglese contro i francesi che si erano alleati anche con i nativi americani. Alla fine della guerra l'Inghilterra controlla un ampio territorio che va dal Canada fino alla Florida. Per poter riempire le casse dello Stato, cosa fanno gli inglesi? Gli inglesi mettono delle nuove tasse, provocando il malcontento dei coloni. Ricordatevi che nessun rappresentante, dei coloni americani sedeva nel Parlamento inglese. Questo, a detta dei coloni, rendeva nulle le decisioni del Parlamento, secondo la teoria del no taxation without representation, cioè non c'è tassa senza rappresentanti. Quindi vengono fatte una serie di imposizioni che vengono rifiutate dai coloni. Poi il Parlamento inglese fa un altro atto, quello di affidare alla Compagnia delle Indie Orientali il monopolio del commercio del tè nel Nord America, penalizzando quindi i commercianti locali, che non potevano più gestire liberamente i commerci all'interno del proprio territorio. Questo porta alla protesta del Boston Tea Party, quando un gruppo di coloni travestiti da pelle rossa assale le navi che si trovavano all'interno del porto e rovescia il contenuto delle casse che contenevano tè nelle acque del porto. Questo episodio segna l'inizio delle ostilità tra coloni e corona inglese. Nel 1775 inizia la guerra di indipendenza americana. Il 4 luglio
del 1776, il Congresso dei rappresentanti delle colonie approva la dichiarazione di indipendenza, che è il primo atto concreto della nascita degli Stati Uniti. In questa dichiarazione noi troviamo concetti importanti. Per esempio, quello del diritto alla felicità. È la prima volta che in una carta costituzionale si parla di diritto alla felicità. Si parla poi di diritti inalienabili dell'uomo, cioè diritti che non possono essere tolti, le libertà, la libertà di pensiero, di espressione. E si dice anche in questa carta, in questa dichiarazione, che il potere viene affidato ai rappresentanti del popolo, ma se questi rappresentanti non agiscono in conformità con i diritti dell'uomo, il loro potere può essere revocato. Quindi si hanno concetti veramente molto, molto importanti. La guerra finisce con la battaglia di Yorktown, quando l'esercito delle colonie, guidato da George Washington, sconfigge definitivamente gli inglesi. Una volta conquistata l'indipendenza, la nuova nazione americana si deve dare una costituzione che sancisce la nascita di una federazione di stati. Infatti, noi parliamo di Stati Uniti d'America, che avevano ampia autonomia, ma ciascuno per conto proprio, ma riconoscevano l'esistenza di un governo centrale, un governo federale. Nel 1789 il primo presidente sarà proprio George Washington. Che cosa accade? Si riprende l'occupazione dei territori dell'Ovest e si aggiungono pian piano nuovi stati a quelli originari. Alcuni vengono colonizzati dai pionieri, cioè da quelli che si erano portati avanti nell'esplorazione del territorio, conquistandolo e privatizzandolo. Altri ancora vengono conquistati tramite le guerre. A fare la spesa di tutto furono naturalmente i nativi americani, che vengono decimati dalle malattie e dalle guerre e confinati all'interno delle riserve, come se fossero appunto degli animali. Vediamo un attimino delle curiosità. La capitale degli Stati Uniti è Washington, chiamata così proprio in onore del primo presidente. Washington è la principale città del distretto di Columbia. Infatti voi trovate Washington DC, che sta per distretto di Columbia. E all'interno della capitale ci sono gli organi del potere federale della nazione. Qui troviamo anche la Casa Bianca, che sarà la residenza del presidente degli Stati Uniti. All'interno della Casa Bianca troviamo lo studio ovale, che è quello dove vengono prese tutte le decisioni più importanti. Il Campidoglio, che troviamo sempre a Washington, è invece la sede del Congresso degli Stati Uniti. All'interno troviamo sia il Senato che la Camera dei Rappresentanti. E con questo finiamo il nostro riassunto della Rivoluzione americana.